Alicia di San Francisco. Sono Alicia Rab, Piacere, ciao. Hai piacere. detto che Yachai dobbiamo Sha essere Ye insieme a Vehu lezione un'ora tutti i Nitzanim. giorni, il Leitim kruvot gruppo, le nashim yesh per situazioni vedere che non la riusciamo a lezione vedere insieme. shiur kol yom. Shela Come facciamo a diventare un nashim gruppo se non nitzanim. possiamo vedere la lezione insieme? Nashim lo chayavot. Ze ani bemet lo dibarti. Rav? Nashim lo mechuyavot liyot bishur fizit Le yomi. donne non devono vedere la lezione, non sono Im rotzim obbligate leitkadem. a vedere la lezione in modo fisico tutti i giorni. Se vogliono avanzare, Lishmua quello che me'abayit. loro fanno le donne Hayom Baruch Hashem. è ascoltare da casa. Oggi, Atita grazie a Dio, et ozniya non c'è zogot. problema. Bisogna Nimzet solo babayit v'shumat shiurim v'sichot il v'kol telefono hazman nelle kol yom. orecchie, voi siete a casa, ascoltate la Ani makir nashim lezione she'em nelle ovdot vostre orecchie kadem. tutto il tempo. Io conosco Shalom donne kadem. che conoscono il materiale della lezione Babayit meglio di come lo conoscono gli bayom. uomini, perché Ima bishulchan loro sono a casa ima con seder i bayit. bambini, Mamash kol kach cucinano, mettono a posto la casa. Loro costantemente ascoltano la lezione tutto il giorno. lefamim im tofsot oto Loro bedivrei conoscono il sha'a materiale ba'a così bene kach della v'kach lezione v'kach che qualche volta mi dicono: tu hai detto questo, questo, quello, perché? Sono molto contento di queste domande. C'è una grande profondità nella loro comprensione. Quindi le donne non sono obbligate a essere fisicamente a lezione, è desiderabile la presenza, invece gli uomini sono obbligati. Un uomo o fisico o virtuale deve esserci, almeno un'ora al giorno studiare e 15 minuti al giorno deve fare una Yeshivat Haverim, tutti i giorni. Connessione, tutti i giorni 15 minuti di Yeshivat Haverim. Questo è il minimo, minimo. Noi studiamo 3 ore al giorno, più. Io faccio la lezione dello Zohar alla sera, se c'è tempo. Ascolta tutto, se riesci ad avere il tempo, ascolta tutto. È molto importante che tu ascolti tutto. E di nuovo, stiamo parlando di. Io leggo tutto dalle fonti, ogni cosa che leggo è in questi libri che sono davanti a voi in questo momento. Libri sono molto importanti, libri, non sono computer. Leggere dei libri è qualcosa di completamente diverso che guardare un computer. Io capisco che ormai siamo abituati al computer, però vicino al mio letto, io ho libri vicino al mio letto, non ho computer. È diverso leggere da un libro rispetto a leggere da un computer, è molto diverso. Quindi prendete i libri, comprate questi libri, leggeteli. Ogni libro ha una radice spirituale, invece il computer non ha una radice spirituale. Quindi non dovremmo mai dimenticare questo, di leggere dei libri. E anche scrivete tutto quello che sentite, scrivete, scrivete. Ho sentito questo, ho sentito quello e lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo perché mi crea connessione. Bene?